Allora, ben arrivati, eccoci alla seconda parte di Presto Presto. Stamattina ci fermiamo in casa PD, proprio ci soffermiamo in casa del Partito Democratico, ma perché? Lo facciamo con due ospiti, questo perché? Perché ci sono degli aspetti del Partito Democratico che non sono evidentemente comuni, che ci danno l'occasione, la possibilità di spaziare molto e di occuparci anche di altri fatti, non ultimi, anzi tra i primissimi, quelli che tengono banco in questi giorni, ma parleremo di politica ovviamente, di previsioni future, di giovani, di donne e di lavoro nel PD. Allora, i nostri ospiti sono Maurizio Angelotti, che tu cui definiamo del Buongiorno. PD, perché nel PD milita da sempre. Sono cofondatore. Ecco, cofondatore. Certo, perché quando è Sì. diventato Partito Democratico Angelotti c'era già da molto e non è più volutamente è stato invitato. Proprio in questa veste, in questo ruolo, lui non ha in questo momento una carica amministrativa, non è per dire prima era consigliere comunale a Teramo, non è un consigliere comunale, non è un assessore, ma è uomo del PD e questo ci dà la possibilità di vedere un punto di vista. Così come invece è uomo del PD, seppure con una definizione particolare invece del suo ambito di interesse, Mahmoud Tosson, Sì. giusto? Che è il responsabile del forum, mi diceva, regionale sulle politiche di immigrazione del Forum PD, Immigrazione del Partito Democratico del Partito d'Abruzzo. Democratico d'Abruzzo. Allora, voi capite che qui i ruoli sono particolari e speciali, e se c'è una cosa di cui subito si può parlare è del caso di Silvi, no? Come dire, una definizione su quello che è successo dietro al fatto della donna che non è stata accolta, non è stata confermata al lavoro stagionale perché in gravidanza. Che quello che ci importa non è tanto stabilire che cosa è successo lì, questo lo fanno le trasmissioni di cronaca, lo fanno i telegiornali, lo fanno i giornali tutti i giorni. Noi qui facciamo approfondimento, facciamo un po' di riflessione, no? Allora, come ci siamo arrivati, mi domandavo stamani in conferenza stampa, in rassegna stampa, a questa condizione. Tosson per primo. Guarda, la questione è molto complessa, viene da lontano, insomma, è un fatto soprattutto culturale, cioè noi il fatto che una donna non viene accettata per determinate condizioni, insomma, è qualcosa di inaccettabile. E questo praticamente ci porta a capire quanto c'è ancora da lavorare sul tema dei diritti, sul tema delle condizioni femminili, del lavoro ancora nella nostra terra, in Italia e nel mondo, Poi insomma. la leghiamo agli extracomunitari, perché figurati se è così per le donne, figuriamoci quello che succede con gli extracomunitari. Angelotti, ma non abbiamo fatto un passo indietro, invece io ho questa sensazione. Passo indietro sicuramente, come diceva Mahmoud, culturale, ma purtroppo il problema è anche economico spesso, nel senso che mi viene da pensare, nel caso specifico non riesco a dare una valutazione esatta sulle questioni dell'azienda No, di cui no, si non, parla, beh, insomma, no. chiaramente, però spesso l'imprenditore ha difficoltà pari, se non superiori, rispetto a quelle della lavoratrice, nel senso che non ha il sostegno adeguato da parte delle istituzioni, da parte delle norme statali, per potersi permettere, tra virgolette, di tenere una donna che sia in gravidanza. Cioè, se ricade il peso interamente sull'imprenditore e l'impresa è un'impresa di tre persone, non dico che io lo comprendo, però insomma c'è da No, no, rifletterci. no, Insomma, ma sicuro, io, allora, cioè, il peso sociale va distribuito. La gravidanza non è un peso sociale, no, no. diciamo è un peso economico per alcuni mesi in cui la lavoratrice giustamente deve essere retribuita e non è sul posto di lavoro. E di conseguenza questo peso economico, tra virgolette, sociale, non può essere a carico del singolo imprenditore, ma deve essere a carico della comunità. Chi
chi ha i figli piccoli adesso deve essere sostenuto, chi li avrà fra 10 anni adesso deve sostenere chi li ha adesso. Allora, Insomma, questo è lo scambio generazionale. Allora, io credo che qualche anno fa, fino a qualche anno fa, no? Dicevo prima, ci sono state ovviamente delle trattative estenuanti per arrivare a una bella condizione di equilibrio, non perfetta, ma insomma più che soddisfacente, di cui abbiamo goduto fino a qualche anno fa. Per non parlare delle lotte, per non parlare Certo. della storia che c'è dietro tutto questo. Ma anche una storia fatta anche di imprenditori intelligenti, umani, capaci di trovare, penso all'Emilia, no? Capaci di trovare un rapporto comune, un obiettivo comune con i propri collaboratori, tanto da essere un gruppo di lavoro e non un padrone dei lavoratori. E insomma, a un certo punto tutto questo comincia a sballarsi. Questo significa che non abbiamo più coscienza del fatto che un figlio è un figlio per l'intera comunità, no? Perché non è che una fa un figlio, poi lo mette Certo. dentro un frigorifero e lo tiene chiuso lì. Quello diventa un bene della società, no? E allo stesso modo quindi vanno condivise le responsabilità. Ma le responsabilità, dice giustamente Angelotti, non possono gravare su un cristiano che magari ha una piccola azienda, ripeto, fuori da quello che è accaduto. Mi domando perché siamo tornati indietro così, insisto, scusatemi, datemi una risposta. Perché se fino a qualche anno fa, tutto sommato, ci eravamo arrivati a stare in un equilibrio migliore, che è successo adesso? È successo tante cose, nel senso che credo che negli ultimi anni, diciamo, la nostra società ha subito un clima, chiamiamo così, culturale ben preciso, insomma. È la figura stessa della donna che è stata in qualche modo messa, Di nuovo in sì, discussione. molto in discussione, anche il concetto stesso della famiglia, della vita, eccetera, eccetera. Purtroppo ha dato alle nostre coscienze un modello di donna totalmente diverso da quello che noi abbiamo lottato, Per di ottenere. quello che noi abbiamo pensato che ormai sono punti fermi, saldi, non si Non è toccano più. vero. Qual è diciamo, la sfida oggi? È quello veramente di riaffermare quei valori socialmente, politicamente, culturalmente, e questo è un processo abbastanza lungo perché 20 anni di bombardamento di un certo modo di fare, di vivere, insomma, non è facile, insomma. Cioè, se noi andiamo a chiedere alle persone quali sono oggi le figure, i riferimenti, le risposte sono ben precise, lontane da quelle che erano 20 anni fa. Eh sì. Allora, la sfida oggi è quella di veramente ripartire da quei valori, da quegli ideali, e per riaffermarli un'altra volta, insomma, ecco. Eh sì, c'è bisogno di, quindi secondo lei c'è bisogno di tornare su questi argomenti, di non dare nulla per scontato, anzi di tornare ad affermarli, quindi quasi a ricominciare proprio una, no, quasi a ricominciare una vera e propria battaglia Rivoluzione. per rimettere le cose al proprio posto. Andiamo bene, ricominciamo sempre da zero. Angelotti, una soddisfazione da niente. Allora, succede in Abruzzo, Angelotti, di più o succede in tutta Italia in questo momento ciò No, che è io credo che successo? si debba andare più per fasce culturali che per zone geografiche. Noi abbiamo avuto una subcultura che ci è stata somministrata, ahimè, dal sistema televisivo nazionale, io questo lo devo dire, e secondo me sulla questione femminile ha contato molto, perché 20-25 anni fa è cambiato il messaggio che arrivava nelle case degli italiani, c'è stato un sovraffollamento e c'è stata una discesa di qualità assoluta nelle trasmissioni televisive, che ha riportato un'immagine di donna che non è quella qualificante, importante, culturalmente significativa di riferimento, al pari, ma non al pari perché debba arrivare successivamente, analogamente alla figura maschile che deve essere in generale diffusa. Discesa dell'immagine delle donne, che sappiamo che negli ultimi anni le aspirazioni massime di una buona quantità di bambine non è più magari essere un fisico nucleare, ma essere, che so, adesso mi spiace banalizzare, ma tipo una velina, ok?
o sposare un calciatore, la butto lì, discesa culturale naturalmente anche Cacciatori poi, dell'immagine. tra l'altro, manco più tanto vincenti, quindi non è che Esatto, insomma, nemmeno, ecco, non è neanche una manco la missione straordinaria. soddisfazione. Sì, mi rendo conto che faccio riferimento a luoghi comuni, ma giusto No, per no, scrivere no, beh, meglio vabbè, ma queste il sono mio le concetto, ecco, condizioni, insomma. certo. E quindi il lavoro che si fa all'interno delle case e delle famiglie nei confronti dei propri figli, siano essi maschi o femmine, e poi fondamentale anche l'intervento scolastico. Io vedo un'ottima scuola elementare, quelle che frequentiamo, quelle Sì, cittadine, quelle della provincia di Teramo, sì, sì, sì. in cui invece questi concetti per fortuna vengono riequilibrati, vengono ribaltati, e c'è invece un rapporto meraviglioso tra bimbi e bimbe. Non c'è più, insomma, non c'è differenza, non c'è disparità. In queste sere ci sono stati, scusate, vado a salti, ma i Sì. flash mi aiutano, insomma, qualche volta ci sono stati, ho visto i saggi di una delle scuole cittadine di musica, Sì, insomma, a Teramo come in tutto l'Abruzzo, ecco, insomma, no, certo. così, dove ci sono i miei due figli, e tutte le piccole band erano composte in maniera meravigliosamente mista, donne batteriste, donne Sì. sassofoniste, donne pianiste, maschiettini che facevano, che cantavano, e quello è proprio, quello è, la nuova generazione sarà migliore Speriamo. di quella nostra. Loro sono Sì. molto, molto meglio, insomma, teniamoli. Scendiamo un po', sulla cronaca della politica invece relativa a questo fatto. Non è mancata qualche voce? Non avete sentito un po' poche prese di posizione? E di solito, si parla molto anche di qualsiasi starnuto, no? Perché è un momento in cui tutto viene, buttato là con grande naturalezza e, come abbiamo avuto modo di ripetere più volte in questa trasmissione, l'informazione viene banalmente scambiata per la comunicazione, sì che come dire, le figure politiche emergenti di maggioranza e di opposizione naturalmente possano sfruttare al meglio questo veicolo dell'informazione per farne uno strumento di propaganda e ormai siamo abituati a questo. Allora, nella propaganda è un continuo di prese di posizione. Su questa questione di Silvi non mi sembra che sia mancata qualche voce. Io ho sentito qualche cosa, ma non moltissimo, no? Forse invece questo sarebbe un fatto, magari questa è un'occasione su cui proprio lavorare, prenderla come occasione e lavorarci sopra. Mi sbaglio? Non c'è un'assenza? Diciamo che la soglia, diciamo, di attenzione verso queste problematiche ha subito anche negli ultimi anni un abbassamento. E allora è quello che era una volta, diciamo, un fatto eclatante, una questione di lotta, è una questione dei principi, oggi viene sentita forse un po' meno, e questo è un errore della politica, della società nel suo insieme. Torno a dire che bisogna riprendere determinate tematiche e metterle al centro Allora, vediamo, dell'attenzione. metterle al centro dell'attenzione, prendere delle tematiche, cominciamo con quelle sue più specifiche. Che significa responsabile del forum? Allora, com'è? Responsabile Responsabile forum? Forum Emigrazione Partito Democratico Abruzzo. Praticamente la questione della cittadinanza, Sì. dell'emigrazione è diventata negli ultimi anni è un'esigenza vitale, nel senso che la questione c'è, ma non era affrontata in maniera adeguata. È come avere un problema o una risorsa e far finta di non averlo. Allora, noi attraverso il forum Immigrazione del Partito Democratico, alcuni anni fa abbiamo cominciato un percorso di analisi, di lavori, di ascolto per capire un po' la dimensione del fenomeno emigrazione. Scusatemi, Per questo capire il succede fenomeno sempre. immigrazione. La sua portata è cercare di trasformare questa questione in una grande opportunità per il paese. E allora questo è partito da Roma, poi piano piano a livello territoriale sono sorti diciamo, dei gruppi che hanno cominciato un lavoro anche di analisi sul territorio.
per capire effettivamente come stanno le cose regione per regione, provincia per provincia, insomma, e portare un messaggio di lavoro sui temi importanti. Faccio un esempio. Noi ultimamente abbiamo vissuto un periodo molto importante sulla Campania, l'Italia sono anch'io, insomma, quando parliamo del tema della cittadinanza ai bambini nati e cresciuti in Italia. Ecco, ieri, proprio ieri, sono stati diffusi dei dati anche sul Teramano e in Abruzzo, proprio sulle nuove condizioni, sui numeri, sui matrimoni e sulle nascite dei bambini extracomunitari. Chiedo scusa. Andiamo avanti su questo fatto, appunto, del tema che è partito con tanta importanza e su cui alcuni si battono davvero con veemenza. E allora? Sì, noi abbiamo cioè, noi vogliamo far capire che questa questione non è un problema come è stato dipinto negli ultimi anni. Abbiamo vissuto il tema dell'immigrazione sotto una ottica allarmistica, nel senso, ricordiamo bene Lampedusa, gli arrivi, eccetera, eccetera. La questione migrazione non è cominciata ieri, c'è stata sempre, insomma, con alti e bassi. Noi abbiamo in Italia, per tornare al tema della cittadinanza, abbiamo quasi 1 milione di bambini, ragazzi nati e cresciuti in Italia, che si sentono italiani, fortemente italiani, e che non sono italiani per la burocrazia, per l'attuale legge. E allora noi, il lavoro che abbiamo fatto negli ultimi mesi, abbiamo portato un contributo importante alla raccolta di firme per la legge organica per l'immigrazione, sì. Un lavoro importante per affermare e portare l'Italia nel solco di quei paesi che hanno una cultura, hanno, diciamo, verso l'immigrazione abbastanza poi avanzata. Poi vedremo tra poco come l'Abruzzo si inserisce in questo contesto. Facciamo una prima pausa pubblicitaria. A tra poco. Soluzioni in vendita. Villa Pavone, sito in palazzina di nuova costruzione 2010, proponiamo appartamento con ottime finiture. L'immobile è composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, 2 camere da letto, bagno, cantina e posto auto esterno di proprietà. Euro 130.000. A pochi metri da Piazza Garibaldi proponiamo appartamento completamente ristrutturato, composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale e bagno. Euro 98.000. Immobiliare Interamnia. Scegli consapevolmente. Mail Express Poste Private. I fatti ci danno ragione. Pagare meno si può. Un esempio? Raccomandata Mail Express con ricevuta di ritorno da 0 a 20 grammi, solo 2,60 euro più IVA, invece di 3,90 euro di Poste Italiane. Non è tutto. Con noi risparmi anche tempo prezioso per la tua attività, perché è l'ufficio postale che viene da te con tutti i suoi servizi aggiuntivi. Che cosa aspetti? Chiamaci all'848 800 811 e comincia da subito a risparmiare sulla tua posta. Con Admiral Club ora puoi giocare anche a Roseto, Teramo, Pineto, Grotta a Mare, Avezzano. Slot machine. Videolottery. Scommesse. Un'offerta unica e diversificata nell'atmosfera esclusiva delle sale Admiral Club. Radio Summit con Evoluzione 2011 presenta Medinet, un programma all'avanguardia che ti permette la prenotazione online degli esami disponibili presso la sua moderna struttura sanitaria. Comodamente da casa o addirittura con il cellulare, ora è possibile accedere direttamente al database ed effettuare la prenotazione. Un SMS confermerà l'appuntamento. Questo grazie al costante investimento in tecnologia e innovazione che Radio Summit mette al servizio del cittadino con Evoluzione 2011. Radio Summit. Prenderci cura di te, il nostro dovere. Per prenotazioni online www.radiosanit.it.
Allora, bentornati. Presto sono le 8:23. Angelotti, che significa essere un uomo del PD? Abbiamo detto che stamattina ci occupiamo anche del PD. Che significa non esserci più dentro, e cioè non rappresentarlo più? Allora, come si fa? Come dire, traduco la domanda intanto, nel senso che non essere amministratore, insomma, sì, fondamentalmente. Per quanto mi riguarda, lo dico proprio in maniera molto netta, a me piaceva molto essere un amministratore. Nel mio periodo in cui sono stato consigliere comunale durante la giunta Chiodi, ho svolto al massimo delle mie possibilità il ruolo, ma sempre con grande piacere. Poi c'è stata invece la vicenda della candidatura in provincia, che non è andata bene né in generale per la coalizione, per il presidente, né in particolare per me e per molti altri amici che si erano messi a disposizione di Ernino D'Agostino, e di conseguenza come amministratori ci siamo trovati disoccupati. Lì si è visto naturalmente un bivio all'interno del partito, nel senso che molti, per fortuna, davvero molti di noi che non erano amministratori, hanno continuato a frequentare, perché è una ragione di vita, le stanze del partito. E alcuni invece, che magari avevano solamente quell'ambizione, hanno deciso invece che non eravamo più così significativi ed importanti da frequentare e non li abbiamo più. Quindi io sono orgoglioso di essere all'interno del Partito Democratico, quasi quasi, pur non essendo un amministratore. L'occasione delle elezioni diventa una scrematura, uno così tira via quelli che vanno solo in cerca di a volte una... A volte sì, insomma. Il Partito Democratico è anche altro. Io... Una volta si utilizzava proprio nei partiti questo sistema, no? Si utilizzava. Sono stagioni proprio... che cominciano e che chiudono. Eh sì. Noi... No, ci mancherebbe. No, io non frequento, se non quando facciamo qualche incontro di coalizione, le stanze degli altri partiti. Il Partito Democratico è sicuramente un luogo interessante, perché è un luogo di discussione. E il bello, quello che sembra a volte un pochino anche mettere a disagio l'opinione pubblica, è che dentro il Partito Democratico, ma anche a livello locale, ci sono fortunatamente cervelli che pensano in maniera differente. La cosa che conta, e lì si vede anche la bravura del leader, che può essere il leader locale, il leader nazionale, è trovare una sintesi tra tutti questi ragionamenti. Quindi essere all'interno del nostro partito per me è qualificante, io ho sempre qualcosa da imparare e da ascoltare, perché noi ci riuniamo e parliamo e discutiamo delle cose. Che sia mancata qualche voce, torno a una domanda che non mi è stata fatta sull'episodio di Silvi, è possibile. Però forse se nel Partito Democratico se ne è parlato poco, noi siamo intervenuti su questa questione, però magari non così a fondo, ma anche perché spesso noi riteniamo che per parlare di alcune questioni c'è anche il momento all'interno del partito in cui si debba discutere. Cioè non c'è ancora, fortunatamente, spero che non ci sia in futuro, questo concetto di leadership assoluta che prende la linea, prende la strada, dice esclusivamente la sua e tutti gli altri poi devono invece scimmiottare. Magari stamattina noi dovremmo ripetere il pensiero del segretario provinciale, anche se non l'abbiamo condiviso. Invece magari su una serie di questioni ne discuteremo, ne faremo il punto, perché quella cosa, tra virgolette, è accaduta. Speriamo che non accada fra 3 mesi, fra 6, fra 8 mesi, insomma, grazie magari a un'azione politica coordinata e più condivisa. Oh, benissimo, però vede che succede, che si ha l'impressione che le posizioni vengano prese invece e strombazzate, perché ovviamente insisto nel dire, sono certa di quello che dico e sono pronta a battermi con chiunque su questo, per la maggioranza e per la minoranza. Almeno qui in Abruzzo, se non sul piano nazionale, come invece è evidente anche sul piano nazionale, proprio l'informazione è stata scambiata per la propaganda, per quella che una volta era la propaganda di regime. Abbiamo fatto anche qui un balzo indietro incredibile. Noi nel corso di questi appuntamenti bisettimanali ci siamo occupati più volte di questo argomento, sia con colleghi che con politici. Purtroppo è così, l'informazione viene fagocitata ogni giorno da schiere di uomini e donne che sono in primo piano, che in primo piano ci vogliono arrivare, che ritengono di poter utilizzare l'informazione come uno spot pubblicitario senza dover tirare fuori dei soldi. È una svertezza tirata fuori da qualcuno qualche anno fa, che ha detto, vi dico io come si fa
a fare l'amministratore, basta stare tutti i giorni sui giornali, non occorre fare comunicazione, sì, la comunicazione istituzionale, la comunicazione a largo pubblico, convincere le persone della bontà, delle cose, illustrare, basta fare un paio di conferenze stampa alla settimana. Da lì è cambiato un mondo, questo è successo 6-7 anni fa da noi, ed è cambiato tutto da lì, veramente. Allora, se tutto questo però succede, e succede anche nel PD, no? Che prende posizione, che parla, mi stupisco che non venga fatto in una situazione, o comunque non in maniera approfondita, in una situazione del genere. Giustamente Angelotti dice ci sono argomenti di cui noi dobbiamo parlare per vedere come stanno le cose. È possibile anche che però ci siano argomenti su cui voi riconoscete magari delle responsabilità, delle assenze, delle mancanze, ovviamente riconoscete la difficoltà poi a rientrare sull'argomento. È possibile, perché delle mancanze, da qualche parte le mancanze ci sono state per arrivare a questo, no? Non dipenderà certamente solo da chi ha il governo oggi, se la donna o i contratti di lavoro vengono bistrattati. Ah, no, non c'è dubbio. Scusa se proseguo, giusto per coordinarmi un momentino con Franca. Allora, il messaggio televisivo negli ultimi anni, tu ce lo insegni, è diventato quello dei 10 secondi per esponente politico sulla questione durante i telegiornali, che è una delle cose più terribili da vedere che ci sia. Cioè la sfilata dei volti, accade una cosa e c'è la sfilata dei volti senza che di fatto sia i leader politici sia i giornalisti possano ormai uscire da questo, sembra una via senza uscita. Poi ci sono le trasmissioni di approfondimento, la terza camera magari, per parlarne a livello nazionale come porta a porta, in cui magari si riesce a dire qualcosa in più, però il messaggio quotidiano del telegiornale è quello lì, quello terribile dei 10 secondi. E qui nella provincia di Teramo, se vogliamo localizzarci, sì, ci sono una serie di voci possibili. Ci sono le voci giornalistiche, nel senso della carta stampata, e quelle giornalistiche televisive, sono quelle più significative. Sì. Insomma, e quindi alcune, molto poche TV locali che vengono seguite in maniera importante, e alcuni molto pochi giornali che vengono letti, uno o due direi complessivamente. Allora, i modi e i tempi della comunicazione vengono dettati dalle testate giornalistiche, siano esse televisive o cartacee, e vengono dettate a volte invece dall'iniziativa propria dei cosiddetti amministratori o politici, che cercano magari con un messaggio autogestito, che è quello tipico della conferenza stampa, insomma, certo, di entrare in alcuni argomenti. Quindi io non ne farei una colpa, ne farei una colpa se rimane una questione esclusiva. Se non si passa poi attraverso magari momenti di incontro con la cittadinanza, seminari, convegni, discussioni, riflessioni, delle quali devo dire noi siamo protagonisti sempre. Io adesso continuo a fare, come dire, pubblicità alla mia azienda, però insomma, la dico così, però insomma è costante, settimanale, la presenza del Partito Democratico in una realtà della provincia di Teramo, almeno una volta alla settimana c'è un evento. Sicuro, ecco, certo. Questo, certo, certamente. Cioè, e ci mettiamo veramente, come dire, in discussione ogni volta, non è semplice. Forse è anche parte della nostra debolezza questo essere sempre in discussione. È possibile. Invece dire questa cosa è gialla e lo sarà per i prossimi 5 anni, no. Può darsi che fra una settimana abbia sfumature diverse di giallo, perché le condizioni al contorno sono cambiate. E questo per me, ripeto, è un valore, rende interessante la nostra. Assolutamente sì, certo. Questo visto dall'interno. Io dico che sulla questione, su questa questione delle donne e del lavoro, probabilmente quella è una battaglia che comunque il PD potrebbe sentire di aver perso, perché aveva posizioni talmente, chi se non il Partito Comunista ha nominato per primo le donne, chi se non il Partito Comunista ha portato, no, devo dire anche la Democrazia Cristiana proprio nel momento in cui è nata addirittura, però insomma, chi ha portato avanti se non il Partito Comunista le battaglie sulle donne? Poi questo miele che si è creato, questa fanghiglia che un po' ci fa stare tutti così invischiati, impedisce la definizione di ruoli, ovviamente, la definizione di compiti e di obiettivi precisi. Cioè, io continuo a tutelare i diritti dei lavoratori,
io continuo a tutelare i diritti delle donne, questo non significa non essere in grado di catturare il voto dei proprietari, dei titolari di azienda, no? Perché ci mancherebbe altro. Allora, si sono creati una serie di equivoci o ci si è persi dietro a patteggiamenti che probabilmente hanno snaturato un po', dico, la fisionomia del resto non è un segreto, insomma, la fisionomia del partito non è che dica una rivelazione incredibile. Tutti, in questo momento, tutti gli organismi del Partito Democratico a qualunque livello sono paritetici in numero di donne e uomini. Sì. Assolutamente tutti, tutte le segreterie, tutti i direttivi provinciali, comunali, regionali. Quello che io registro, non facendone una responsabilità alle donne, perché ciascuno e ciascuna poi fa ciò che ritiene interessante, è che la frequentazione delle donne è un po' meno intensa di quella degli uomini. Cioè, se nella direzione comunale di Teramo su 60 persone siamo 30 uomini e 30 donne, in genere siamo 28 uomini e 6 o 7 perché donne. Poi però accade, presi insomma, singolarmente, probabilmente questo forse vale in tutta Italia, no, non parlo di Teramo o dell'Abruzzo anche, in particolare, però c'è anche un problema. È vero anche che se parli con alcune donne di sinistra ti dicono che comunque riconoscono nell'uomo del PD un uomo che è ancora con delle caratteristiche di maschilismo che le fa quindi trovare in difficoltà o che non lascia loro la... Non credo che sia Manola che ti abbia detto queste cose, insomma. No, assolutamente. Perché no, visto che noi abbiamo, come dire, uno dei nostri massimi riferimenti cittadini. No, io parlo di donne di sinistra, parlo della consuetudine di andare di frequentare la cosiddetta sezione. No, assolutamente. Scherzo, no, nel senso. Di andare a partire. No, certo. Perché volevo ricordare una leadership forte che abbiamo, insomma, che è tutta femminile. Che rappresentano qualcosa, no, ma poi voglio dire, non è Pasquale, credo che non abbia idea nemmeno dell'espressione maschilismo, credo che per lei sia come una sfida a scherma, quindi non è cosa che fantastico la tocca. Allora, io vorrei tornare, abbiamo sorriso anche sul fatto delle donne, ma perché è necessario sorridere sulle cose, ma se no veramente in questo momento c'è proprio davvero poco da ridere, perché ci sono dei balzi indietro che fanno paura. Allora, torniamo alla questione che la contraddistingue nella sua attività, che è quella dell'impegno sugli extracomunitari e sui cittadini stranieri che stanno in Italia. E vediamo come si colloca l'Abruzzo, se ha un discreto piazzamento o se invece non lo ha. Allora, io prima di rispondere a questa domanda voglio tornare un po' al tema, diciamo, della presenza delle donne nella politica, perché purtroppo noi viviamo in una società dove gli effetti che noi vediamo sono lo specchio di una società fatta in un certo modo. Mi piacerebbe vedere per esempio una donna Presidente della Repubblica, mi piacerebbe vedere un Presidente del Consiglio donna, visto che adesso si parla tanto anche di elezioni, di primarie, di tutto, perché no? Perché non è il momento giusto per affrontare la questione veramente in un certo modo. Noi abbiamo paesi nell'Europa dove la presenza femminile non solo nella politica ma anche nell'economia, nella cultura, sono ad altissimo livello, parliamo dei paesi scandinavi dove da anni questi problemi hanno risolto, ma non solo i paesi scandinavi, ma la stessa Africa offre un ventaglio di esperienze importanti, la stessa India era governata anche una volta da una donna, cioè, insomma, gli esempi sono tanti, l'America Latina, il Brasile, l'Argentina, insomma, gli esempi sono tanti. Mi dispiace dirlo, insomma, anche nella nostra parte progressista, io chiedo alle nostre donne di essere più incisive, perché lo spazio deve essere conquistato. Noi nella definizione per esempio dello statuto regionale abbiamo discusso molto anche sul
sullo spazio da dare alle donne. A me non piacciono questo tipo, dare, non bisogna dare. Gli spazi vanno conquistati con la bravura e con l'intelligenza, cosa che non manca alle donne. Forse ci vuole più coraggio. Ecco, mi piacerebbe vedere più donne che governano e non donne che stanno lì sul tavolo a fare da contorno al politico bravo di turno, insomma, ecco. Detto questo, andiamo sulla questione immigrazione. L'Abruzzo è una regione che diciamo sta nella media nazionale per quanto riguarda la presenza di extracomunitari e tutto. Le sue, anche le problematiche non sono così diffuse in maniera omogenea. Ci sono delle situazioni particolari, a macchia di leopardo. La provincia di Teramo è una di quelle province che ospita maggior numero, diciamo, di stranieri che vivono e lavorano. Anche qui abbiamo delle situazioni particolari. Prendo ad esempio Martinsicuro, che è una città che la presenza dei stranieri registra quasi una percentuale del 17-18% sui residenti. E chiaramente il lavoro da fare è quello di creare le occasioni di conoscenza, perché solo attraverso la conoscenza e il reciproco rispetto noi riusciamo a creare delle situazioni di quella che deve essere l'Italia del domani, la provincia del domani, la città del domani. Non affrontare la questione significa chiudere gli occhi di fronte a quelli che possono essere non affrontati un problema, affrontate diventa veramente un'opportunità per tutti, insomma. Visto che parliamo di donne, insomma, anche lì la situazione delle donne emigrate in determinate zone, insomma, non è tanto insomma, simpatica. Ecco, la zona di Martinsicuro e tutta quella fascia lì che... Lì quello diventa un problema nel problema, no? È una situazione veramente molto, molto drammatica, molto difficile, noi abbiamo avuto complessa da capire e da comprendere. Il presidente, insomma, di On the Road, proprio il giorno della festa della donna, volutamente abbiamo avuto ospite lui, abbiamo trattato proprio, lui ha insistito su questo argomento, no? Sulle donne extracomunitarie e donne, no? E naturalmente poi tutto questo era collegato al fenomeno dello sfruttamento, della prostituzione, scusate, su questa dolorosa affermazione facciamo intanto una pausa pubblicitaria, così tiriamo il respiro un momento. Per parlare di comfort nel clima ideale, Cifoni Domenico. Vi trovi la più completa linea di prodotti per la climatizzazione, con apparecchi portatili e fissi delle migliori marche. I pagamenti? Da 0 a 24 mesi senza interessi. Per il freddo, per il caldo, per la deumidificazione, per soddisfare tutte le esigenze, la ditta Cifoni Domenico fornisce un completo servizio di installazione con personale altamente specializzato. E ricorda, con pagamenti da 0 a 24 mesi senza interessi, per vivere sempre nel clima giusto. Cifoni Domenico ti aspetta a Teramo, in via Savini 15. Consorzio sociale AM. Servizi ecologici e generali. Manutenzione verde. Disinfestazione, derattizzazione e sanificazione. Movimento terra. Impianti elettrici civili ed industriali. Trasporto e noleggio. Visita il nostro sito www.amconsorzio.it. AM Consorzio Sociale. Il nostro impegno al tuo servizio. Impianti fotovoltaici, elettrici e tecnologici, impianti antintrusione, di automazione, di condizionamento, idrici e termici. Progettiamo e realizziamo impianti altamente sofisticati per abitazioni e aziende. La nostra è un'azienda con qualità certificata per garantirti un ottimo risultato. Ci avvaliamo di personale specializzato e offriamo ai nostri clienti anche pagamenti agevolati. Euroimpianti, in via Colombo 98, a San Nicolò Tordino, Teramo. Vabbè, alleggeriamo un momento e parliamo di futuro. Parliamo di futuro con le elezioni. Allora, che cosa vedete all'orizzonte?
locale abruzzese, Teramano se lo ritenete, visto che siete della provincia di Teramo, Angelotti. Sì. Beh, lo scenario, intanto la questione interessante relativamente alle elezioni è che gli scenari cambiano ormai con una velocità non più epocale, ma sì, assolutamente frenetica. E di conseguenza anche per elezioni che sono dietro l'angolo, perché il prossimo appuntamento elettorale potrebbe essere nell'ottobre 2013 con le elezioni regionali, per quanto ci riguarda, cioè il cittadino teramano potrebbe essere chiamato, dico potrebbe perché la scadenza naturale è l'ottobre del 2013, poi c'è anche la possibilità che vengano accorpate alle elezioni di primavera successive, questa è una cosa ancora comunque il vostro Paolucci ha una gran fretta, anche stamattina sì, diceva dobbiamo fare subito, Chiodi non va bene più. Sì, c'ha una fretta giustificata probabilmente, perché insomma le questioni, non dico che i cambi siano necessariamente positivi, però una scossa è una parola difficile da usare. Certo, insomma, certo, per carità. Un piccolo shock l'Abruzzo, la provincia di Teramo e la città di Teramo hanno bisogno. Noi siamo adesso affidati ad una linea politica molto netta e chiara, cioè sì, il centrodestra ci governa dal livello cittadino per quanto riguarda la mia città, ma credo che sia una questione che condivido anche con lui, se non ricordo male. E allora, diciamolo per il pubblico, lui è di Sant'Egidio, esatto, alla Vibrata, dove il sindaco era Aldo Angiolini, giusto? Esatto. E quindi c'è questa linea politica netta, una matrice peraltro anche, secondo me, dal livello locale a livello nazionale. Adesso naturalmente il governo nazionale è altro rispetto a quello che era fino a qualche mese fa, però insomma le forze politiche, gli equilibri delle forze politiche in Parlamento sono ancora gli stessi finché non si voterà di nuovo, quindi il partito più importante è ancora quello del Popolo della Libertà. Io ho la sensazione che tutto questo cambierà nella prossima sessione elettorale, cambierà non dico necessariamente a favore del Partito Democratico, ma cambierà probabilmente a favore di altra scelta dei cittadini, che è sempre quella sovrana, e della capacità che avranno le singole forze politiche, più formalmente costituite come siamo noi del Partito Democratico o più lievi, movimentiste, quelle che si cominciano ad affacciare sul territorio nazionale, di aggregarsi e di fare una proposta ragionevole e soprattutto di fare una proposta che poi si porti fino in fondo. Purtroppo le questioni economiche europee e nazionali e accadute condizionano l'andamento di qualunque governo, quindi io non posso addebitare interamente le responsabilità di quello che per me è un netto fallimento amministrativo per la città di Teramo solo sulla giunta Brucchi, perché anche loro devono fare i conti col denaro, di questo non bisogna dimenticarsene, bisogna parlarne in maniera chiara, perché altrimenti si mancherebbe una parte di informazione. Poi, chi è bravo in economia di risorse fa cose buone, chi è meno capace in economia di risorse non fa cose buone o fa solo cose che tendono ad apparire e a non essere. Un esempio su tutti, c'è l'ultimo lancio, che per me è un ennesimo proclama, del governatore Chiodi riguardo ad un fondo molto significativo che sfiorerebbe 4 milioni di euro, che sarebbe dedicato al centro storico della città di Teramo. Io sono un cittadino di Teramo e amo il mio centro storico, però non può essere che magari forse con Angelo Sperandio, che è bene citare ogni tanto, era diventato qualcosa, c'era una attenzione straordinaria alle frazioni, ma sono 8 anni che per le frazioni della città di Teramo non si fa davvero nulla, di nulla, di nulla, quindi l'ennesimo investimento importante esclusivamente per il centro storico, secondo me, andrebbe riflettuto e rimodulato dai nostri amministratori, perché non è soltanto lì che abbiamo qualcosa da fare, ma i problemi sono diffusi un po' da tutte le parti. Tosson, D'Alfonso sta tornando, è tornato, ha portato a sciacquare gli ultimi panni in un'ultima lavatrice e sta aspettando proprio il bucato, sta aspettando che la centrifuga finisca il proprio giro verso settembre, ottobre, quando riprenderà l'ultima parte di vicenda giudiziaria che lo riguarda, ci saranno i giudizi definiti. Insomma, sembrerebbe uno che sta aspettando proprio che la lavatrice finisca la centrifuga e poi dica: beh, sono pronto. E peraltro sono organizzati sul territorio già
diversi personaggi, mi pare di vedere, seppure in maniera piuttosto, no, non discreta, perché è voluto, c'è l'intenzione di farlo sapere anche per far notare una certa forza, no? Però in maniera certamente non aperta, non schietta. Allora, che cosa pensa che succederà? Perché non è manco una cosa di cui non si possa parlare, no? Anzi. Allora, io voglio dire questo. Fino adesso, per adesso si possono fare ipotesi, poi arriverà la condizione, si fermerà tutto. Le prossime elezioni non saranno elezioni come una continuità di un film ancora in corso, nel senso, parlo in generale. Le prossime elezioni saranno un appuntamento con la storia. Qua c'è un mondo, c'è un ordine mondiale che sta crollando, una visione economica monetaria del mondo che ha prodotto disastri, ha riempito il mondo di debiti di moneta di plastica, e di conseguenza l'appuntamento prossimo è un appuntamento che per rifare la politica, per rifare un'idea di mondo diversa, un'idea di Europa diversa, un'idea di Italia e di regione e di provincia diversa. Perché non si può più continuare con quel modo di fare. È crollato un mondo, ma c'è tutta una proposta alternativa ancora da costruire. C'è una forte richiesta di innovazione e di rinnovamento della classe politica, della classe dirigenziale, e di conseguenza questo vale a livello nazionale e vale a livello locale. La domanda che chiede la gente, o l'esigenza, è quello di dare una spazio a energie nuove, idee nuove, un modo di fare e concepire la politica diversa. D'Alfonso, c'è un modo vecchio o nuovo di concepire? Io francamente non lo conosco molto bene, io sto parlando in generale, ognuno libero di fare quello che crede. Però in generale però non è proprio così, perché D'Alfonso rappresenta qualcosa di importante, di significativo per il PD, nel senso che D'Alfonso ha rappresentato l'uomo su cui avevate puntato tutto, anche come immagine, tant'è vero che il momento della caduta di D'Alfonso, come dire, è stato forse più pesante del momento della caduta di Del Turco come immagine. Da Del Turco avete più facilmente preso le distanze. Da D'Alfonso, nel momento della sua caduta per fatti giudiziari, il PD il colpo lo ha accusato fortissimo. Perché? Proprio perché è un uomo su cui il PD puntava. Io voglio sapere da voi se, oggi come oggi, no, a distanza di tanto tempo, certamente dalle elezioni, ma non dall'organizzazione dei gruppi e degli eventuali candidati, voi pensate che si possa tornare ad identificare il PD con la figura di D'Alfonso, o se ritenete di avere altre figure forti su cui puntare? Luciano D'Alfonso è un fenomeno, secondo me, sia politicamente che amministrativamente. Quindi c'è stato il periodo in cui lui ha guidato il Partito Democratico regionale, in cui è stato sindaco di Pescara, in cui si identificava con certezza e con nettezza, come dire, la punta della piramide del Partito Democratico. Lui voleva essere anche candidato alla regione, no? E non riuscì ad esserlo per i noti... Sì, certo. E in quella fase era una fase, secondo me, molto, molto positiva, molto buona per il Partito Democratico, perché Luciano D'Alfonso, ripeto, io e lui conviviamo, io e lui mi permetto di mettermi al pari per un confronto, no. Conviviamo all'interno del Partito Democratico probabilmente a una distanza siderale, cioè siamo agli opposti come origini politiche, però in lui riconosco un fenomeno politico ed amministrativo, quindi è un motore straordinario che non si è spento mai,
a me non risulta mai, no, che non si sia mai fermato, sembrerebbe di no, pur essendo, come dire, ai margini del partito, però insomma non si è mai fermato, è un'organizzazione straordinaria di persone che gli vogliono bene e che credono in lui. È di altra zona dell'Abruzzo, quindi io lo conosco poi in fondo anche solo marginalmente, però ho questa sensazione. Per dire che comunque però noi come partito, io e quello che mi risulta del resto del partito, in questo momento facciamo riferimento a quelli che sono rappresentanti reali ed ufficiali del partito, cioè non siamo in attesa del ritorno di Luciano D'Alfonso, non ci spiacerebbe che lui venisse fuori in maniera pulita, come dire, da tutte le sue questioni, che si dimostrasse la sua perfetta innocenza nei fatti che gli vengono contestati e che ridiventasse un punto fondamentale del Partito Democratico, ma non siamo fermi lì, nel senso che abbiamo un segretario regionale giovane e molto attivo sul quale abbiamo piena fiducia, e i livelli territoriali successivi a quello regionale, che è Silvio Paolucci, che sono Robert Verrocchio, il nostro segretario provinciale. Ecco, ma basteranno questi? Io vi chiedo proprio questo, no? Capisco che non possiate nemmeno esprimervi in maniera diversa, però davvero, voi mettetevi nei panni, non a caso siete qui, no, a rappresentare il PD con diversi ruoli nel partito stesso. Voi mettetevi davvero nei panni di un cittadino, anche del PD, che debba andare a votare deluso com'è, con i problemi che ha, con le difficoltà che sente, con gli arresti che ha visto nel tempo, perché se è un abruzzese di arresti ne ha visti anche diversi e ovviamente piuttosto con delle conseguenze devastanti, inutile dircelo, no? Ci stavamo riprendendo dall'arresto della giunta Salini, quando hanno arrestato la giunta del Turco, quindi non se ne viene più fuori, per non parlare di D'Alfonso e di tantissime altre situazioni. Allora, mettetevi nei panni di un cittadino che veramente abbia la necessità di capire se ha ancora la forza di andare a votare, ancora la volontà di farlo, e mi auguro di sì, di capire cosa deve andare a votare. È chiaro che quello cerca una figura a cui fa riferimento. Il problema è, si è insistito troppo sulle figure e poco sulla morale, sull'etica, sul partito, sulla struttura. Adesso non è che poi però manchiamo, e parlo di tutti i partiti quando parlo al plurale, manchiamo poi di appeal con uomini che non sono di carisma, che non sono noi capaci di attrarre. Noi veicoleremo le nostre proposte, poi il carisma sarà, come dire, individuale e giudicato dagli elettori, però le veicoleremo in una maniera efficace e estremamente democratica, perché noi faremo le primarie. Sì, sì, certo. E con la fase delle primarie a tutti i livelli, ecco, a con tutti la fase delle primarie noi presenteremo con chiarezza i nostri candidati, sì, già da molti mesi prima rispetto ad ogni appuntamento elettorale, e questo ci aiuterà a far conoscere con chiarezza, oltre agli incontri settimanali, bisettimanali, giriamo per le frazioni, almeno qui a Teramo lo stiamo facendo, insomma, quindi stiamo anche facendo conoscere meglio i nostri amministratori, che secondo me stanno facendo un lavoro straordinario, a partire dal capogruppo, dal suo vice capogruppo e da tutti gli altri che l'aiutano, quindi il nostro segretario sta facendo anche un lavoro straordinario, il partito è sempre in evoluzione e ricostruzione, ma le primarie saranno il metodo. Oh, ma le primarie, per fare le primarie ci vuole sempre anche avere delle persone che vogliano partecipare alle primarie, sì, che non siano solo così vanitosi, ma che abbiano qualche contenuto, no? Noi abbiamo insistito molto sulle primarie, cioè io sono uno di quelli che hanno lottato da molto, non da adesso, per l'uso dello strumento primarie, per poter in qualche modo selezionare la proposta della politica attraverso le persone, la politica fatta dalle persone. È chiaro che c'è un salto importante nel modo di fare politica, insomma, io capisco le domande che lei ha posto, e proprio per questo dico che per quanto riguarda l'Abruzzo, da anni
Paolucci è stato molto chiaro, scritto nello statuto, che noi andremo a fare le primarie. Allora, quello è un momento importante di democrazia, nel senso che la gente sarà a definire... Io ho capito, ma le primarie, io infatti non escludo, se non siamo buoni non ci voteranno, come dire, insomma. Ecco, siamo d'accordo. No, cioè ci deve essere una proposta. Ma per le primarie, a maggior ragione, mentre per una, se uno designa un candidato ne basta uno buono, per le primarie si devono fare pure individuando 3-4 persone, ma fate sono bene, di coalizione, no? Che ci potete presentare sono alla primarie gente. Di coalizione, insomma, come dire, ci sono candidati del PD e spero di molte altre forze politiche che saranno insieme al Partito Democratico. Cioè oggi a livello nazionale abbiamo visto... Quindi voi sapete, insomma, come dire, avete fiducia nel fatto che ci sia una generazione di politici da proporre all'elettorato, alla cittadinanza prima di tutto, no? Poi all'elettorato, che valga la pena di proporre, di questo mi volevo assicurare. Certo, ma questo è fondamentale, anche perché... dico una frase molto banale, cioè ogni stagione politica ha i suoi attori e autori, insomma, cioè, noi attraverso questo meccanismo diamo la possibilità alle persone, ai cittadini di scegliere se qualcuno andrà a optare per, uso il termine di Bersani, un usato sicuro, io ne prendo atto e condivido, cioè nel senso che la società vuole quello. Se chiede una proposta alternativa, innovativa, nelle facce e nel contenuto, il cittadino è libero di scegliere. Allora, a questo punto diventa le primarie uno strumento importante e risponde a tante domande. Verso Alfonso o altri, legittimamente possono dire la loro, presentare le loro proposte, il cittadino sceglie. Mi domando... Siccome avete detto che ce n'avete tanti, che ce l'avete le persone per fare le proposte, dove... Io posso fare riferimento a quelle che conosco meglio, naturalmente. Dove stanno nascoste? Quando le cacciate? Quando no, le sono in perfetta evidenza. Per quanto mi riguarda, per la città di Teramo, il gruppo consigliare per intero, come ho già detto, il nostro segretario, che è anche il consigliere comunale, che è il nostro punto di riferimento, il capogruppo sta facendo un lavoro straordinario. Cioè, sì, è riuscito a dimostrare la debolezza amministrativa e tecnica della giunta quasi... da solo, aiutato anche dal suo vice capogruppo. Che sono allora, intanto stiamo parlando di Cavallari. Cavallari, Alberto e Melarangelo, ecco, questi sono allora, i tre nomi, c'è Manola che conosciamo tutti, allora, c'è Maurizio Verna che ormai è di una solidità amministrativa straordinaria. Siamo in chiusura, una cosa, dicevo, di Cavallari si è parlato molto come eventuale, se ne parla molto, insomma, come di eventuale candidato sindaco, ma anche lì si passa per le primarie, sempre. Mi pare, no? Ne parlavamo sempre giusto l'altro giorno con il sindaco Buchi. Vabbè. È nel nostro DNA. È nel vostro DNA. Per quanto mi riguarda è di rimessa. Se non si facessero le primarie io penso che non riuscirei a starci più dentro il Partito Democratico. Non fare politica. È fondamentale. Cioè non fare politica, non solo Partito Democratico. Sarebbe una follia. Cioè ormai siamo ridotti a un livello di situazione che solo attraverso questo strumento del rinnovamento, che non è la soluzione, ma è uno strumento che ci permette veramente di aprire una pagina nuova a tutti i livelli. Vabbè. Allora, buon lavoro al PD locale. Io li ringrazio particolarmente. Grazie di essere venuti stamattina, ci hanno dato la possibilità di uscire un po' dalla cronaca spicciola, no? Non si può vivere sempre di rotonde soltanto e di... Gli ellissoidi nel caso di Teramo, più che di rotonde. Assolutamente, questo vale per tutto l'Abruzzo ovviamente, no? E così abbiamo proposto qualche... spunto di riflessione ai nostri telespettatori che sapranno poi che uso farne se vorranno. Grazie per essere stati con noi, grazie buon a lei. Lavoro grazie a lei. E a voi buona giornata, noi con presto ci rivediamo domani mattina alle 7 puntuali come sempre. Grazie e buona giornata a tutti. Progettazione e realizzazione.